Bella a tutti ragazzi, io sono Marco dello staff di Noi Malati di Foot e sono qui oggi a portarvi la recensione di Benteke in forma, attaccante della Aston Villa, che secondo me ha dato questa carta grazie alla doppietta effettuata in campionato contro il Sunderland. In 5 partite mi ha fatto 12 gol e un assist e questa carta presenta un 81 di velocità, 84 nel tiro, 66 nel passaggio, 77 di dribbling, 35 di difesa e 88 di fisico. Le caratteristiche che spiccano sono l'89 di precisione testa, l'88 di potenza tiro e il 95 di forza fisica. Partiamo dalla velocità, 81 sulla carta si divide in un 79 di accelerazione e 82 di velocità scatto. Diciamo che la velocità in generale mi è piaciuta molto perché sia accelerazione che velocità scatto non mi hanno dato problemi, anche se ragazzi lui ha 95 di forza fisica, sì 95. È un carro armato in pratica, non si riesce a buttare giù. Avendo già una buona velocità sulla carta di 80, aiutato da questa forza fisica, è molto difficile da fermare a mio parere. Poi, 84 di tiro con 85 di finalizzazione, che non l'ho messo né tra i pro e né tra i contro, perché qualche gol me l'ha sbagliato, ma pochi, diciamo, un 7 su 10 la butta dentro tranquillamente. 88 di potenza tiro, che è un pro assoluto di questo giocatore, mi è piaciuto moltissimo sia da fuori e sia dentro l'area. 78 di long shot, che mi sembra ne abbia fatto uno, niente male direi, perché secondo me per un attaccante sull'80 di long shot non è male, diciamo. 61 di tiro a giro, che da fuori area non mi è piaciuto, ma dentro l'area la piazzava sempre molto bene. Parliamo un attimo del colpo di testa, 89 di precisione testa con 83 di salto. E essendo già alto 1,90 m, a mio parere Benteke è uno dei migliori colpitori di testa sul gioco. Ve lo consiglio moltissimo se voi giocate di cross. 66 di passaggio sulla carta con 75 di visione, 75 di passaggi corti, 49 di lunghi. Diciamo che mi sono abbastanza piaciuti sia lunghi che corti. Forse perché sono aiutati dal 75 di visione, ma sicuramente non sarà lui a farvi lanci per le ali, perché lui sarà sempre in area a finalizzare. Poi un 77 di dribbling con 3 stelle skill, che sono un contro, perché io ormai non riesco a usare i giocatori se non hanno almeno 4 stelle skill, ma è una mia opinione personale. 78 di dribbling in generale, che mi è abbastanza piaciuto fare a destra e a sinistra con lui senza usare le skill, aiutato dall'82 di controllo palla. Bene ragazzi, la recensione è finita, riepiloghiamo pro e contro di questo giocatore. Come pro abbiamo la forza fisica, la potenza tiro, il colpo di testa, le 4 stelle piede debole. Come contro vi ho messo il work rate e le 3 stelle skill. Apriamo una piccola parentesi sul Warcraft, che l'ho messa tra i contro perché ogni tanto mi ha dato dei problemi, perché non sempre l'ho trovato in area a finalizzare e questa cosa mi ha dato fastidio. Il voto finale che io ho dato è un 8, però secondo me non ne vale la pena spendere 150.000 crediti, sono troppi, al massimo 30-40.000 crediti, perché la sua versione base è quasi identica e risparmiate moltissimi crediti. Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, qui è tutto da Marchi, bella a tutti!